strano caso all'Isola dei Famosi, Bianca Azzei è ingrassata al contrario di tutti gli altri, si sarebbe verificato un altro strano caso all'Isola dei Famosi. Con i naufraghi tutti dimagriti, alcuni anche parecchio, c'è una concorrente ingrassata, si tratta di Bianca Azzei che, nonostante le privazioni, ha addirittura messo su un chilo. In foto, credits, frezza la fata, IPA non si sa bene come abbia fatto a riuscirci, eppure pare che la permanenza in Honduras per l'Isola dei Famosi abbia fatto bene a Bianca Azzei sotto il profilo fisico. La cantante, secondo quanto raccontano all'interno del format Ultime dall'Isola, è addirittura ingrassata di un chilo. Bianca è la naufraga che, ai di partenza, pensava di meno rissa a tutti gli altri. Intervistata da fanpage.it prima della partenza, aveva perfino rivelato di essersi sottoposta a un rigoroso programma alimentare d'allenamento allo scopo di acquisire muscolare. È possibile che proprio quel duro allenamento le abbia permesso, una volta sbarcata in Honduras, di non perdere altro peso. Quanto pesava Bianca Azzei prima dell'isola prima di partire per l'Honduras? Bianca Azzei pesava 41 kg, oggi, quindi, ne peserebbe 42. Era la naufraga più leggera, rissa a tutti gli altri, quasi a parità con Chiara Nasti, a quota 46 kg. Le altre naufraghe, invece, sembravano essere meglio piazzate sotto il profilo fisico. A gravare sul peso di Bianca, forse, anche la delusione sentimentale legata alla fine della storia d'amore con Max Biaggi, un fulmine a ciel sereno che, pochi mesi fa, ha sconvolto il corso della sua esistenza. Quanto pesavano gli altri naufraghi prima dell'isola tolte Nasti e Azzei? Vediamo quanto pesavano gli altri naufraghi alla partenza. La prima è Francesca Cipriani che è partita da una base di partenza di 67 kg. Nadia Rinaldi ne pesava 84, Alessia Mancini 54, Rosa Perrotta 57, Eva Enger 62, Cecilia Capriotti 50 kg e Paola Di Benedetto 54 kg. Per quanto riguarda gli uomini, invece, partiamo da Francesco Monte, a quota 100 kg. Marco Ferri ne pesava 77 kg, Craig Warwick 80 kg, Jonathan Cashanian 70, Giucas Casella 78, Amauris Perez 105 e Nino Formicola quota 63. Anche Franco Terlizzi ha perso peso non è noto, invece, il peso di Franco Terlizzi alla partenza all'Isola dei Famosi. Pare, però, che il naufrago sia riuscito a perdere numerosi chili, tanto da compiacersene lui stesso di fronte agli altri compagni di gioco. «Sono diventato troppo bello, asse solo che mi veda mia moglie», dichiarò poche settimane fa, pregustando il momento in cui la compagna Katie avrebbe finalmente potuto bersi della sua nuova forma fisica.